Grazie Presidente, colleghi, membri del Governo. Fratelli d'Italia, da sempre al fianco delle attività economiche, ha avuto particolare attenzione nei confronti delle imprese coinvolte nei settori produttivi più delicati e strategici per l'Italia. A seguito dello sconvolgimento economico causato dalla crisi energetica legata alla recente guerra in Ucraina, questo Governo ha varato questo provvedimento per individuare le procedure su cui attivare le misure di sostegno alle imprese idonee per consentirne il rafforzamento patrimoniale. Come primo effetto di questa decisione, il decreto Meloni ha salvato la raffineria ISAB di Priolo, Sicilia, provincia di Siracusa, controllata indirettamente dal colosso russo Lukoil. Per lo stabilimento è stata prevista un'amministrazione temporanea che allontana così il rischio di chiusura. Il decreto garantisce la continuità del lavoro nella raffineria ISAB di Priolo, che impiega con un indotto circa 10.000 persone. Con questo intervento tuteliamo un nodo energetico strategico nazionale e preserviamo dei livelli occupazionali significativi, non solo per la Sicilia, ma per l'intera nazione. Ancora una volta dimostriamo di mantenere una posizione strategica fondamentale, sia sul piano europeo che internazionale, in difesa degli istituti pubblici e privati nazionali, per restituire all'Italia quella preziosa posizione geopolitica che da sempre le appartiene, in modo da avere una sempre maggiore incidenza sui tavoli europei, così da invertire gli equilibri con Bruxelles e portare meno Europa in Italia, ma più Italia in Europa. Il provvedimento è stato già oggetto di esame e di approvazione da parte del Senato. Le disposizioni contenute nel provvedimento sono dotate di specificità ed omogeneità. Originariamente composto da 4 articoli, per un totale di 12 commi, è stato incrementato a seguito dell'esame del Senato a 5 articoli, per un totale di 14 commi. Il provvedimento assolve ad una finalità unitaria, di prevedere misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. In particolare, segnalo che, in coordinamento con la legislazione vigente, il comma 5 dell'articolo 1 prevede che l'amministrazione temporanea dell'impresa che gestisce impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi sia disposta con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e che con il medesimo decreto è nominato un commissario che può avvalersi anche di società a controllo pubblico o a partecipazione pubblica, operanti nei medesimi settori e senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza. Il successivo comma 6 prevede che in caso di grave ed imminente pregiudizio all'interesse nazionale, alla sicurezza, nell'approvvigionamento energetico, l'ammissione all'amministrazione temporanea e la nomina del commissario possono essere disposte con decreto del Ministro delle Imprese anche in assenza dell'istanza. Le due disposizioni derogano in maniera solo implicita a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 400 dell'88, che prevede che i commissari straordinari siano nominati con DPR su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I 4 articoli, all'articolo 1, le imprese operanti nel settore della raffinazione di idrocarburi che gestiscono, a qualunque titolo, impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, devono astenersi da qualunque comportamento che possa mettere a rischio la continuità produttiva e di conseguenza la sicurezza degli approvvigionamenti. Queste ultime, entro il termine del 30 giugno del 2023, a fronte di rischi per la continuità produttiva conseguenti a sanzioni imposte nell'ambito dei rapporti internazionali tra Stati, devono dare tempestiva comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy che, nel quadro degli aiuti di Stato compatibili con il diritto europeo, attiverà nelle modalità previste dalla legge misure urgenti a sostegno delle imprese interessate. Nei casi di pericolo imminente, l'impresa interessata può richiedere al MIMIT di essere ammessa a procedura di amministrazione temporanea. Con l'amministrazione temporanea vengono sostituiti gli organi di amministrazione e controllo per un massimo di 12 mesi ed eventuali utili di gestione potranno essere distribuiti solo al termine dell'amministrazione temporanea. Con l'articolo 2 il MIMIT, dopo aver assunto poteri speciali, valuta la sussistenza dei presupposti per l'accesso a misure di sostegno della capitalizzazione dell'impresa, notificante ai fini dell'accesso con priorità al fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa.
Il MIMIT è autorizzato a chiedere una valutazione prioritaria dei requisiti per l'accesso agli interventi erogati dal patrimonio destinato. Si prevede inoltre che nei 2 anni successivi all'esercizio dei poteri speciali l'impresa sia ammessa a formulare l'istanza per l'accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l'innovazione. L'articolo 2 bis, introdotto a seguito dell'esame in Senato, reca alcune misure a tutela degli interessi nazionali nel settore delle comunicazioni. In particolare prevede che, in considerazione del carattere strategico dell'infrastruttura della rete in fibra ottica, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni individui gli standard tecnici che debbono avere i cavi in fibra ottica, in base a quanto previsto dalla disposizione in commento. Gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell'infrastruttura di rete dovranno attenersi agli standard tecnici sopra richiamati, in modo da assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni di connettività elevate. Si dispone infine che i nuovi standard tecnici vengano applicati ai bandi che saranno pubblicati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento d'urgenza in esame. L'articolo 3, con la clausola di invarianza finanziaria, reca nel provvedimento, prevedendo che le disposizioni del decreto legge non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica. All'attuazione delle misure previste dal presente decreto legge si provvede pertanto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. L'articolo 4, entrata in vigore, dispone che il decreto legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto legge è dunque vigente dal 6 dicembre 2022. Bene, non possiamo che esprimere la massima soddisfazione come Fratelli d'Italia per questo decreto. Una puntuale e tempestiva risposta del Governo ad una fase di assoluta emergenza, frutto delle sanzioni economiche successive allo scoppio della guerra russo-ucraina, che ha rischiato di determinare il blocco della Lukoil di Priolo, il cui impianto fornisce, lo ricordo, oltre il 20% dei carburanti utilizzati in Italia. È un dramma occupazionale per 10.000 famiglie della nostra nazione. Questo decreto, lo ribadisco, è un articolato sostegno alle imprese che operano nei settori produttivi strategici e che sono destinatari del Golden Power. Questo Governo ha immaginato alcune misure a sostegno nel momento in cui si esercita il diritto dovere del Golden Power per tutelare l'interesse nazionale e quindi si impedisce la realizzazione di un piano di sviluppo delle suddette imprese attraverso capitali stranieri, come l'accesso prioritario al fondo di salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa, al rilancio del patrimonio gestito da Cassa Depositi e Prestiti, al contratto di sviluppo e degli accordi per l'innovazione. L'attenzione di Fratelli d'Italia alle problematiche del Paese è costantemente alta. La nostra nazione deve ritornare ad essere competitiva, soprattutto grazie ad un sistema di comunicazioni veloce ed efficiente, al 5G e alla realizzazione di nuove infrastrutture digitali che sostengano tale innovazione. Grazie. Grazie, onorevole Caramandi.